Va bene. Allora, come vi avevo annunciato, abbiamo organizzato per martedì prossimo, quindi nelle ore di lezione in quest'aula, un seminario che avverrà a corsi riuniti, quindi il primo e secondo corso insieme, invitando questa ingegner Zocca, Elisa, che lavora, come vedete, presso Intesa San Paolo, all'interno della direzione dei sistemi informativi. Lei si occupa al momento di qualità, però in passato si è anche occupata di, diciamo, requisiti, specialmente dal punto di vista dei sistemi informativi, e ci verrà un po' a raccontare come vedono loro il problema della formalizzazione dei requisiti nei loro sistemi informativi, che chiaramente sono decisamente più complessi e con una base di utenza molto critica e molto ampia rispetto chiaramente ai giochini che facciamo qua in quest'aula. Io ho visto in anteprima una parte delle slide che vorrò utilizzare, mi sembra che sia molto complementare e formato convergente rispetto alle tematiche che raccontiamo qua, che è anche un minimo di conferma del fatto che magari non raccontiamo cose del tutto assurde o astruse. Quindi siete tutti invitati. Credo che sia un momento interessante per vedere poi nel mondo lavorativo queste cose, che come si declinano, quindi se sono più facili, più complicate, più semplici, più rigide o altro. E magari una delle domande che io le vorrò fare alla fine del seminario, se non la fate già voi, è il rapporto che vedono in questo ambito tra ingegneri informatici o ingegneri gestionali, cioè che tipo di figure, no, è più utile dal loro punto di vista che lavorino o che collaborino in questo tipo di settore. Allora, come c'è scritto qua sotto, il seminario è un seminario aperto, quindi se avete amici, colleghi, compagni, insomma, del triennale, del secondo anno, o chiunque voglia venire, penso che, spero che i posti di 9-16 ce ne siano a sufficienza, e in ogni caso al massimo ci stringiamo, non è quello il problema, anzi. Quindi ditelo pure, adesso vedremo se riusciremo anche a far mandare una mail direttamente dal coordinatore a tutti gli iscritti, per poter pubblicizzare la cosa. Non ci sarà la registrazione per questa lezione, perché sono, i contenuti che racconta sono di carattere anche aziendale, quindi non possiamo prenderli e così mandarli ai 4:20. Ok, allora questo segnatelo, non dovete segnarlo perché normalmente, no, martedì alle 14:30 abbiamo usato l'ora delle lezioni, abbiamo un'aula che appunto dovrebbe essere sufficientemente capiente. Ok, invece iniziamo oggi un percorso che ci porterà agli ultimi due capitoli del corso. Ci mancano due aspetti, poi da vedere, da qui a Natale essenzialmente, che sono da una parte l'aspetto dell'interfaccia utente. Qui noi, vedete, ci siamo via via avvicinati ai concetti, ai processi, dai processi del carriduro, al snocciolamento delle azioni che avvengono nel carriduro, a un certo punto arriviamo all'interfaccia. E quindi vedremo quali sono dei criteri di progetto dell'interfaccia, alcuni criteri molto semplici di progetto dell'interfaccia, e quindi impareremo a tradurre in bozze, cioè mockup, questo tipo di idea di interfaccia. Quindi sarà il passo successivo in cui si prende una narrativa di un caso d'uso, si traduce essenzialmente nella sequenza delle schermate o ideate che la implementano. Per fare questo ci serve un cappello davanti che, diciamo così, vediamo di trattare, esaurire oggi, sulle tecnologie di tipo web, no? Perché di fatto oggi siamo tutti utenti, no, abituati a utilizzare sistemi su internet, quindi pagine, applicazioni web, però nel momento in cui dobbiamo disegnare un'interfaccia dobbiamo capire quali sono le potenzialità di quella tecnologia. Cioè, mentre se io sviluppo un'applicazione mobile oppure un'applicazione da installare su un PC, desktop,
Nel momento in cui l'applicazione è partita, questa ha il controllo di tutto, quindi può fare ciò che vuole, essenzialmente, all'interno del desktop di Windows o all'interno dello smartphone, quando è aperta. Per quanto riguarda l'applicazione web, no, è molto più complicato. E quindi hanno una serie di limitazioni che ci vincoleranno poi nel modo in cui riusciremo a disegnare l'interfaccia. Dove sta l'informazione, con che tempo arriva, c'è un tempo di ritardo, di latenza, di cui dovremo parlare. Quindi oggi vi racconto, riprendendo ad esempio quelli di voi che hanno fatto l'anno scorso il corso di Lioi, probabilmente alcune cose che vedremo oggi le sapranno già, ma le rinquadriamo semplicemente per avere poi il contesto per dire ok, se io devo fare un'interfaccia così, in realtà posso farlo, non posso farlo, la tecnologia web me lo permette? E ci arriveremo. Allora, qui parliamo di sistemi informativi web, no? Io avevo preso, tanto per esercizio, un libro di sistemi informativi, di quelli che venivano usati in altre università, e ho cercato il capitolo che parlava di sistemi informativi. E dice, sistema informativo di tipo web rappresenta il fatto che la comunicazione tra i computer e il server, quindi chiamavo host, avviene attraverso l'internet, la rete internet. E quindi l'accesso all'informazione e ai servizi è supportato da un programma che gestisce l'interfaccia utente, noto come browser. Questa è un'informazione terribilmente riduttiva, no? Così come è descritta è veramente una tristezza. Il resto del capitolo peggio. La cosa essenziale qual è? Che è il punto di partenza, è che una serie di tecnologie, vedremo molto numerosa, permette oggi di costruire delle applicazioni complesse, dinamiche, interattive, eccetera, che possono interfacciarsi con il database, quindi con i modelli dei dati residenti all'interno dei sistemi informativi, senza la necessità di installare nulla sulla macchina degli utenti. Cioè, basta che tu abbia un browser decentemente aggiornato e riesci ad accedere a tutti i vari sistemi informativi offerti. Questo grazie a tutta una serie, non solamente alla connessione attraverso internet, quello sì, certo, deve esserci una connessione, ma soprattutto attraverso tutta una serie di tecnologie che andremo ad accennare in queste ore, questo pomeriggio. E questo risolve un problema enorme di diffusione del sistema informativo. Cioè, sia che tu voglia, che so, prima ci troviamo San Paolo, ha non so quante migliaia di filiali sparse sul territorio nazionale, dentro le filiali ci sono gli sportelli, dentro gli sportelli c'è l'omino, l'impiegato che deve eseguire un certo insieme di operazioni. E ogni volta che cambia la modalità di esecuzione di un'operazione, inventano un prodotto nuovo, inventano qualcosa di nuovo, queste decine di migliaia di computer devono essere aggiornati con una versione, dovrebbero essere aggiornati con una versione più recente del software che sia in grado di gestire una nuova modalità. E questo è un costo incredibile, un investimento di tempo incredibile, anche perché lo devi fare possibilmente o in modo automatico o nelle ore di chiusura della banca, chiaramente. E poi sperare che vada a buon fine, perché poi se non funziona bene vuol dire che quella postazione lì rimane bloccata e non è operativa. Quindi la distribuzione del software su una base ampia di punti operativi è barra era, vediamo se la tecnologia web può risolvere questo problema, un costo enorme. Peggio ancora se il tuo sistema informativo era rivolto a degli utenti generici, per cui tu per avere un servizio in teoria dovresti prima convincere gli utenti a scaricarsi e installarsi un'app e poi solo dopo possono fruire dei tuoi contenuti, dei tuoi servizi. Noi siamo abituati in funzione al contrario, prima cerco di capire, comincio ad avere alcuni servizi ad attrito zero, cioè non devo fare nulla, comincio a fruire di subito, poi se mi piace allora magari vado a vedere se c'è l'app che mi permette di fare le stesse cose di più in modo più integrato, più veloce, eccetera, eccetera, ma solo dopo che ormai mi ha già vinto come cliente, no? Quindi
sia appunto come raggiungibilità di potenziali nuovi clienti, sia come costo di gestione delle postazioni di lavoro all'interno dell'azienda, il fatto di dover installare un programma per poter interagire con il sistema informativo era un vincolo enorme. I sistemi informativi via web, via internet, sono oggi la soluzione, nel senso che hanno risolto tutti questi tipi di problemi. Vabbè, lasciamo stare. Nel corso del tempo quindi si sono inventate varie tipologie di sistemi informativi erogati attraverso il web, attraverso le tecnologie web. Notate che io distingo la parola internet dalla parola web. Adesso poi lo vedremo meglio quando parliamo di tecnologie, ma internet è una tecnologia di connessione e basta. Quindi permette a un computer A, in un punto del mondo, di scambiare dati con un computer B dall'altra parte del mondo, oppure anche nella stanza accanto, non importa. Che cosa, quali dati, quali informazioni si scambiano questi due computer, internet non lo dice, la rete semplicemente mi dà una connessione. Dopodiché, quindi la rete in realtà supporta molti tipi di applicazioni, no? In particolare una delle applicazioni che la rete supporta è il famoso protocollo HTTP, cioè che è quello, il protocollo su cui si costruiscono le applicazioni web. Quindi le applicazioni web sono quella parte di traffico internet che viaggia sul protocollo HTTP e viene usato dai browser per accedere ai contenuti remoti. Non è la maggioranza, non è neppure la maggioranza del traffico sulla rete internet. Al giorno d'oggi la maggioranza del traffico su internet lo fanno i servizi di streaming, Netflix and Company, che non sono applicazioni web. Sì, c'è la parte web per accedere al filmato, ma poi dopo parte un player che va con tecnologia sua, usa internet ovviamente, ma non sei dentro il browser quando stai vedendo lo film. Ok. Ma rimanendo all'interno delle tecnologie web, si sono sviluppati molti tipi di prodotti diversi, diciamo, prodotti, sistemi informativi diversi, che in qualche modo sono andati nel tempo a sostituire, coprire, affiancare i canali più tradizionali. No? Qui ho messo alcuni esempi di catene di valore che poi vengono, diciamo così, terminate con un'applicazione su internet che tutti noi siamo abituati quasi quotidianamente a utilizzare. No? Questo tra l'altro poi dal punto di vista economico è andato a erodere delle posizioni, diciamo così, non digitali. Pensate ai giornali, no? Come stanno cercando di trasformarsi, perché di fatto il modello di business che reggeva prima è scomparso, quello della vendita delle copie cartacee, e un modello di business alternativi sostenibili non ne hanno ancora trovati, no? Quindi si sta proprio portando alla ridefinizione di alcuni settori. E al di là degli esempi che sono in questi box, quando penso a un sistema informativo offerto su un'applicazione web, lo posso posizionare in funzione della complessità. Qui abbiamo un asse orizzontale che dipende dalla tipologia di transazione che viene gestita, perché poi alla fine questi sistemi sono sistemi di intermediazione, quasi sempre. Permettono a Tizio di ordinare, comunicare, inviare, quindi posso comprare, posso vendere, posso scambiare, posso fruire di contenuti, eccetera. Quindi il ruolo della tecnologia del sistema informativo, soprattutto la parte esposta al pubblico, è quello quasi sempre di un intermediario o di un abilitatore. E a seconda di chi sia la coppia degli elementi che si scambiano a questa transazione, possiamo pensare a sistemi business to business, B2B, in cui ad entrambi i lati abbiamo delle aziende che comunicano. Quindi io produco, che ne so, bulloni di alta precisione e ho un mio sistema informativo attraverso cui i miei clienti possono piazzare gli ordini e seguire le fasi della lavorazione. Oppure viceversa, i miei fornitori, no, possono farmi le offerte, eccetera. Oppure sistemi business to consumer, dove un'azienda offre dei servizi direttamente all'utente finale, che hanno caratteristiche molto diverse. No, un servizio B2C deve essere molto più
semplice da usare, leggero, avere zero formazione, zero vincoli di accesso e potenzialmente aperto a una platea molto ampia di persone, perché queste persone sono gli utenti finali a cui voglio vendere il mio prodotto. Mentre i sistemi B2B tipicamente invece devono essere più rigidi, magari hanno anche una complessità maggiore perché il tipo di transazioni, i dettagli che devo gestire sono più articolate, perché fanno parte poi di una collaborazione tra aziende regolata, diciamo così, anche in modo fine. Quindi sono tendenzialmente più complessi. Poi ci sono più complessi dal punto di vista della logica funzionale, quelli B2C invece sono più complessi dal punto di vista della scalabilità, cioè deve essere molto più semplice da usare, ma quindi magari ha molte meno funzionalità rispetto a, a però una difficoltà maggiore data dal fatto che l'utente che si collega non sai chi sia, non sai quali sono le sue caratteristiche e quindi devi renderlo molto più facile e potenzialmente sono in grandissimo numero e quindi il sistema informativo dovrà reggere un carico di lavoro molto maggiore. E sull'altro asse c'è la complessità. La complessità del sistema informativo e dell'organizzazione spesso vanno di pari passo, no? Perché se le organizzazioni sono semplici, fanno un prodotto solo, anche il sistema informativo alla fine dovrà seguire solamente il flusso di produzione di quel prodotto. Se invece le organizzazioni sono più complesse, i processi del sistema informativo, quindi il sistema stesso, dovrà essere più complesso. Quindi abbiamo veramente un panorama dalla cosa molto molto semplice, il sitarello informativo, a una cosa molto complicata. Abbiamo un Amazon su in alto a destra che è di una complessità spaventosa, sia in termini di volumi che in termini di tipi di transazioni, tipi di accordi, eccetera, eccetera. Vabbè, qui sono solamente alcuni esempi, solo per richiamare cose che usiamo tutti i giorni, essenzialmente. E la domanda a cui cerchiamo di rispondere oggi, sì, ma come funziona? Senza dover andare in tre ore a imparare a programmarli. Allora, io avevo trovato questo... bravo. Questo sito che mi sembrava carino per raccontare un po' la storia, sperando che esista ancora, raccontare un po' la storia iniziale di come si sono evolute le tecnologie web. Allora, questa cosa qua ha il difetto che si ferma al 2012. Allora, vi racconto come leggere questa cosa qui strana. Sul asse orizzontale abbiamo il tempo. Vedete che qua a destra c'è il 2012, qua a sinistra c'è il 1991. Nel 1990 non c'era niente. Ok? Quindi internet cominciava a esistere in questi anni, ma di web non se ne parlava. Il primo sito web è stato pubblicato nel 1991, in cui c'erano effettivamente, si contavano sulle dita di una mano i siti web esistenti e forse sulle dita di 3-4 mani le persone che sapessero che questa cosa esisteva, essenzialmente, no? Quindi è una tecnologia relativamente recente. Qui 91, cosa siamo adesso? 2001, 2011, 27 anni. Ok, voi siete ancora un pochino più giovani, ma non è molto più vecchio di voi, no? Cosa succede? Succede che questa nuova tecnologia web si basa su due standard, che sono il protocollo di comunicazione HTTP e il linguaggio di marcatura delle pagine HTML. Ormai questa cosa qua la insegno anche alle scuole medie qua, no? Che queste cose esistono. E sulla base di questi due standard, uno è un protocollo di comunicazione, l'altro un formato di scrittura delle pagine, si è potuto sviluppare un sistema distribuito che si appoggiava sulla rete internet, che era in fase di sviluppo anch'essa, quindi crescita, un sistema distribuito attraverso cui tu sul tuo computer potevi acquisire, connetterti a un altro computer e acquisire un'informazione che era presente su quel computer e leggerla e visualizzarla. Inizialmente l'HTML era molto povero, di fatto permetteva di visualizzare informazioni testuali in bianco e nero, anche perché gli schermi a colori non esistevano ancora, non erano ancora stati
stati inventati, non erano ancora utilizzati nel mondo informatico, e neanche le interfacce grafiche, in quell'epoca, anche lì erano i primi anni in cui esistevano queste cose, quindi era molto povero da questo punto di vista. Poi cosa succede? Sempre in termini di lettura del grafico, noi vediamo che HTTP è nato nel 1991 e prosegue questa linea azzurra avanti nel tempo. E questo protocollo lo usiamo ancora adesso nel 2012. Se io seguo la linea dell'HTTP, che è più o meno questa, vedo che continua a esistere, andare avanti, adesso è difficile da tracciare, poverina perché si interseca con le altre, continuiamo a utilizzare. Ancora oggi il protocollo HTTP, tra l'altro una cosa, se vogliamo, di folklore, l'HTTP era stato pubblicato nel 1991 nella versione che si chiamava 1.0, un anno e mezzo dopo hanno pubblicato la versione 1.1, che è la versione che usiamo ancora oggi. Cioè in 25 anni e più non hanno avuto bisogno di modificare questo standard. Questo lo dice, e mentre nel frattempo, che ne so, immaginate anche solo gli standard con cui facciamo le telefonate, quante volte sono cambiati. E questo la dice lunga sul successo che ha avuto questa idea, poi lo vedremo, molto molto semplice questo protocollo, che però ancora oggi regge. Cosa sono gli altri disegni che ci sono su questa figura? Queste linee nere orizzontali sono i browser, i vari tipi di browser che hanno permesso agli utenti di navigare, oggi diciamo internet. Questo è stato Mosaic, il primo al mondo, il primo browser grafico al mondo, e qui si vede nell'intersezione tra la linea blu e la linea dei browser la versione del browser che ha cominciato a supportare quella tecnologia. Ovviamente la tecnologia di Bari, quindi tutti devono supportare fin dalla prima versione. Quindi vediamo il nostro caro vecchio Internet Explorer, è vecchio perché risale al 1995. Prima di esso c'era questo Mosaic, che era stato sviluppato in un centro di ricerca nucleare in America e distribuito gratuitamente. Poi le persone che avevano fatto Mosaic sono passate a fondare un'azienda privata che si chiamava Netscape, che poi è cresciuta moltissimo di valore fino a un certo punto a sgonfiarsi, scomparire, e poi è stata rifondata sotto forma di Mozilla Foundation. Quindi oggi Mozilla Firefox è nato dalle ceneri di Netscape. Opera esiste ancora, il nostro caro Google Chrome e il nostro caro Safari che c'è sui Mac sono arrivati molto dopo. Vedete, Mozilla Firefox è arrivato qua dopo che Netscape oramai era in parabola molto calante. Quindi i browser che usiamo oggi, Safari, Firefox e Chrome, sono nati un decennio dopo, nati come prima versione. Chrome è quello che è nato praticamente per ultimo. Poi in mezzo ci sono i vari telefonini che dicono da quando è nata la versione mobile di quel browser, che è ancora più recente. E quindi vediamo che queste varie tecnologie ci dicono quanto e quando sono state supportate dai vari browser. Ma la cosa che mi fa paura è vedere che queste cose aumentano. Cioè io quando vado avanti nel tempo, all'inizio c'era HTTP e HTML, versione 1, poverino. Poi hanno detto no, ma HTML è triste, facciamo HTML 2. Poi la versione 3, poi la versione eccetera eccetera. L'HTML è un linguaggio che è evoluto molto. HTML 4 è nato intorno, diciamo, supportato qua intorno al 2000-2001, poi 4.1, e adesso stiamo lavorando essenzialmente su HTML5. Vabbè, è un'evoluzione. A differenza dell'HTTP, che è rimasto invariato, HTML ha subito molte evoluzioni per seguire essenzialmente le necessità di maggiore interattività, maggiore grafica, maggiore dinamicità delle pagine, adattamento al ridimensionamento degli schermi, eccetera, eccetera. Cambiamento di risoluzione, eccetera. E poi sono nate però molte altre tecnologie collaterali. Ad esempio qui parla di cookies, che voi non sapete cosa sono, ma dovete cliccare sì tutte le volte che andate su un sito, che è una tecnologia che è stata inventata per sopperire una carenza di HTTP
che non permetteva di mantenere memoria, ne parleremo tra un po'. E quindi hanno aggiunto un pezzo, perché mancava. Poi si sono accorti che le transazioni su internet erano tutte in chiaro, quindi se mettevi una password, mettevi qualunque cosa, chi poteva intercettare i dati sulla tua rete locale vedeva tutto. Allora no, dobbiamo crittografare le connessioni. E allora hanno inventato il protocollo SSL per permettere al protocollo HTTP di viaggiare in modalità cifrata. E va bene. E quindi ne aggiungiamo un pezzo. Poi abbiamo voluto aggiungere interattività alle pagine web. Allora abbiamo dovuto mettere un linguaggio di programmazione dentro le pagine web per rendere dinamiche, modificabili, reagire al mouse che si sposta, fare autocompletamento del testo, eccetera, eccetera. Abbiamo aggiunto il linguaggio Java. Vabbè, lasciamo perdere gli applet Java che li abbiamo aggiunti e adesso sono morti, così come anche Flash, che è una tecnologia che veniva usata molto, tra l'altro la prima versione di YouTube era su Flash, per fare animazioni multimediali e video, e poi invece adesso sta morendo e morirà, per fortuna, finalmente, ufficialmente, perché non viene più supportata, e il colpo di grazia gli è andato a Apple quando ha deciso che Flash non sarebbe stato supportato su quei dispositivi. E da lì gli sviluppatori web hanno cominciato a cercare tecnologie alternative per fare le stesse cose, tra cui ha dato una grossa spinta la HTML5 per poter integrare il video, eccetera, eccetera. No, queste sono. Quindi queste, forse queste due, Java Applet e Flash, sono forse gli unici due esempi di tecnologie che a un certo punto sono state introdotte e poi, dopo 96-97, quindi sono passati 20 anni, sono morte, cioè di fatto non sono praticamente più utilizzate nel web. Ma se andiamo a vedere altre tecnologie, qui parla di XML, qui parla di Ajax, che non è il detersivo, ma è un modo diverso di usare JavaScript per fare interazione client server dinamica, che è quello che usiamo oggi sempre in qualunque applicazione, quindi io è qui che voglio arrivare nella mia chiacchierata di oggi. Qui cosa parla? Di SVG, cioè grafica vettoriale anziché raster. Web fonts, quindi una stupidaggine, ma il fatto che le pagine web compaiono con font diversi, anche se quel font non è installato sul tuo computer, perché se tu vai in Windows o nelle impostazioni del Mac vedi i font installati, poi visiti una pagina e vedi che i caratteri sono diversi da quelli che hai installato. Allora vuol dire che è possibile che il browser si scarichi un font e lo usi solamente per visualizzare quella singola pagina. È bello, lo diamo per scontato, a un grafico non potresti mai dire non puoi scegliere il carattere, se no ti uccide, e però richiede una tecnologia in più, tra l'altro a lenta adozione, se la vedete, cioè questa cosa qua l'hanno inventata quando era nel 2000, e però se aspettiamo la prima intersezione con un browser dobbiamo arrivare fino al 2009. Quindi bello bello, ma nessuno lo usa ancora perché i browser non sono ancora capaci a farlo bene, quindi c'è un problema. E poi più andiamo avanti, questo canvas è per disegnare grafiche dentro il browser, quindi molti videogiochi lo usano. E poi cominciano a nascere cose molto più avanzate, tipo che la funzionalità di fare drag and drop dentro il browser, quindi sposti. Quando voi mandate una mail con Gmail e aggiungete un allegato, vi serve questa tecnologia qui, e l'hanno aggiunta a un certo punto perché prima non c'era. Qui nasce HTML5 e siamo nel 2008, quindi ha solo 10 anni. E da qui in avanti diventa praticamente illeggibile questa cosa. Molto del casino che c'è qui nasce perché nascono i browser mobili e quindi hanno, che ne so, ad esempio bisogno di gestire il touch. Quindi se tu navighi una pagina web che è in grado di gestire un concetto di click, sul mobile non esiste il click, esiste il touch, che deve comportarsi in modo diverso, no? L'utente si, allora va aggiunto anche questo al browser. E tutte le parti legate, tutta questa parte qua che si chiama CSS3, diciamo così, raccontano un modo di costruire le pagine completamente diverso. Allora, vabbè, c'è tanta roba. C'è tanta roba, ma è roba che si somma. Cioè, se io vado a destra, qui è 2012, e noi siamo ancora 6 anni oltre, e nel frattempo si è ancora sicuramente aggiunto qualcosa, ma non si è cancellato quasi nulla. Allora, questa è la maledizione di chi lavora nel mondo delle tecnologie web. Che tu ti devi far carico, per fare un'applicazione decente, moderna, completa,
di, beh, non tanto 25 anni di tecnologia, l'HTTP, tranquillo, 25 anni fa c'era già, oggi c'è ancora, boh. Ma nel frattempo di tante tecnologie diverse che si sono aggiunte negli anni, ognuna che lavora in un modo diverso, con un linguaggio diverso, e quindi alla fine devi come minimo devi conoscere quei 7-8 linguaggi di programmazione diversi per fare una singola pagina web. Perché? Ma perché dall'inizio non potevano prevedere cosa sarebbe successo. Se avessero previsto, anche se avessero visto tutto, in modo da poterlo integrare in un unico standard già dall'inizio, fatto bene con tutto ciò che serviva, sarebbe stato forse troppo complicato per l'epoca, non sarebbe stato, diciamo così, esattamente funzionante, o non avrebbe rispettato i requisiti che all'epoca non si sapevano neanche scrivere, se vogliamo usare il nostro linguaggio, non sapevano cosa sarebbe diventata Internet. Conta che Internet l'ha inventato Berners-Lee, che era un tecnico informatico che lavorava al CERN di Ginevra. Quindi lui era uno che faceva i programmini per i fisici. Quindi i fisici avevano i dati degli esperimenti, facevano sbattere le particelle nucleari, e lui doveva scrivere i programmini per filtrare questi dati. E lui ha risolto il problema, lui era preoccupato di risolvere il problema dei fisici che volevano scambiarsi ovviamente i risultati degli esperimenti. E tradizionalmente in quegli anni scambiare i risultati degli esperimenti significa pubblicare un articolo e gli altri fisici nel mondo ricevono l'articolo, la rivista con l'articolo pubblicato e vanno a vedere i risultati. Vanno a vedere l'articolo di cui gli risultati si sono magari scritti e devi ricopiarli, eccetera, ma non li avevano mai. Allora, da quando tu fai un esperimento a quando l'articolo viene pubblicato, tendenzialmente, se sei fortunato, passa un anno. E quindi questo era un ostacolo nella diffusione, nella collaborazione dei fisici. Per quello che diciamo così, nelle scienze si usano molto le conferenze. Cioè, la gente viaggia a raccontare cose molto prima di quanto non riuscirebbe a pubblicarle nelle riviste, in modo che l'informazione circoli più velocemente. Allora, questo tizio qua ha inventato un modo per trasferire informazioni in modo semplice, leggero, comodo, e per lui l'informazione era un file di testo con dei numeri dentro, che era il tipo di contenuto a cui in quel momento era interessato. Poi da lì cosa nasce cosa, e la stessa tecnologia è stata usata per fare cose molto più complicate, addirittura cioè, totalmente impreviste all'epoca e imprevedibili. HTML è nato perché? Perché all'epoca non esisteva alcun formato di documento, diciamo, universale. Cioè c'erano varie tipologie di computer i quali erano incompatibili tra di loro. Cioè tu dici adesso ti mando un file Word, ma Word non c'era ancora Windows, o c'erano le primissime versioni, Windows 2, che dopodiché chi non aveva un PC con Windows Word non poteva usare. Quindi nei laboratori di ricerca usavano macchine con sistema informativo Unix, molto spesso anche con sistema informativo UMS, che adesso è anche un'altra cosa morta, e che usavano degli editor di testi con formati ancora diversi. Quindi uno dei problemi era descriviamo un documento di testo che possa contenere delle tabelle, dei rimandi, eccetera, un minimo di formattazione, in un formato che sia leggibile da tutti. Oggi direste, ti mando un PDF, il PDF però arriva 10 al giorno, ok? Senza contare la potenza di calcolo che serve per analizzare e visualizzare un PDF rispetto a quello che serve per visualizzare un file HTML. Quindi era un mondo molto diverso da quello che conosciamo oggi dal punto di vista delle potenzialità tecnologiche. E queste tecnologie hanno risolto i problemi che c'erano all'epoca. Poi funzionavano talmente bene che quando sono nati problemi nuovi, anziché dire inventiamo altre cose, si è deciso potenziamo queste, aggiungiamo un pezzo a queste. Allora, proviamo a entrare un pochino nel dettaglio di come funzionano queste tecnologie qua. E partiamo, ripercorriamolo un pochino anche storicamente, perché li costruiamo, facciamo un piccolo viaggio nel tempo, immaginandoci da 20 anni fa ad adesso quali sono i vari pezzettini che sono stati aggiunti nelle tecnologiche. Poi così non vi lamentate più che quando lanciate Chrome vi mangia 1,5 GB di RAM per poter funzionare. Guarda, una paginetta mi ha mangiato metà della memoria che avevo. Adesso capiamo anche perché. Allora, l'architettura generale di Internet, del web, scusatemi, è una cosa di questo genere. Il web è fatto di due pezzi. Un pezzo che gira sul tuo computer, che è il browser,
Firefox, Chrome, Safari, è un pezzone più grosso che gira sui server a cui ti colleghi. Questi due pezzi, scusate la terminologia, un po' grezza, sono collegati da internet. Quindi la rete internet è quella che permette al browser di parlare col server. Ok? È la infrastruttura di comunicazione che permette a qualunque browser di collegarsi a qualunque server. Il server poi a sua volta è diviso in più livelli, che possono essere livelli logici, cioè varie parti che svolgono funzioni diverse, o anche livelli fisici, cioè queste varie parti sono svolte poi fisicamente da computer diversi, perché uno solo non ce la farebbe a gestire il carico di lavoro e quindi viene diviso. Quindi abbiamo un'architettura a livelli in cui qua in alto ci siete voi che col vostro ditino cliccate il mouse su un link e qua sotto c'è un database che contiene i dati che poi verranno visualizzati sul vostro browser tra 2, 3, 400 millisecondi. Perché se ci mette più di mezzo secondo sono stufo, è troppo lento, mi lamento. Ok? E questo passa attraverso una serie di livelli intermedi che cercheremo di capire come funziona. Di questa architettura ci sono alcune parti che sono standard e alcune parti che sono custom. Cosa intendo? Intendo con standard un software che è scritto una volta per tutte e viene installato e utilizzato e non dipende dallo specifico sistema informativo che sto implementando. Cioè non è che voi avete un browser per collegarvi al sito del Politecnico, un altro browser per collegarvi a Facebook, un altro browser per collegarvi al sito dell'Home Banking. No, quello è un componente standard. Chi fa il browser non sa che siti web vi collegate, cioè in realtà vi spia, ma vabbè. Quindi lo sa, con la scusa dell'autocompletamento, su certi dati. Ma quello è un altro sistema. Ma chi produce questo browser lo fa in modo generico. E questo è un vantaggio per me, perché se io offro un servizio non ho costi, ho costo zero per permettere all'utente di collegarsi, perché il browser l'utente se lo scarica per conto suo, ce l'ha già installato nel sistema operativo e io non devo far nulla per fornire a lui un software attraverso il quale possa collegarsi ai miei servizi, ce l'ha già, l'ha già pagato lui o l'ha pagato qualcun altro per lui perché è gratis. Internet se la sta pagando l'utente, tanto al mese, tanto poco, ma col suo canone mensile è un costo che si sobbarca l'utente. Quindi io sono arrivato fin qua, finora non spero niente. Web server, adesso capiamo un po' meglio come funziona, ma è un componente standard anche questo. Ci sono vari tipi di web server, alcuni a pagamento e molti invece gratuiti, che funzionano per gestire il protocollo HTTP, come vi dico, tornate entrare nel dettaglio, senza sapere o dover conoscere che cosa fa l'applicazione, che cosa fa il sistema informativo. Quindi questo è un componente uguale per tutti. Il web server che c'è dietro al Politecnico, il web server che c'è dietro che ne so, alla vostra banca, molto probabilmente sono lo stesso software. E quindi io non ho dovuto investire nulla nel progettare e implementare questa parte. Se l'ho usato open source l'ho semplicemente dovuto scaricare e installare. Se invece l'ho comprato ad un prodotto di pagamento, vabbè, mi sono pagato il costo di quel software, ma non ho dovuto creare nulla. Il database, anche che voi usiate MySQL perché avete bisogno di cose semplici, poco complesse, diciamo, estese come dimensione, oppure preferite lasciare parte del vostro sangue a Oracle ogni anno col costo della licenza Oracle, però è un prodotto, tu lo installi e basta, non te lo scrivi, non ti inventi, non devi implementarlo. Ovviamente i dati che ci metti dentro li decidi tu, la struttura dei dati e delle tabelle la decidi tu, ma poi il database stesso lo usi. E in mezzo c'è effettivamente l'unica parte specifica, perché se è tutto uguale, cosa distingue il sito A dal sito B? Il sito A dal sito B viene distinto da un'applicazione che gira
che è l'applicazione specifica del tuo sistema informativo, che quando l'utente clicca su quell'indirizzo crea una pagina fatta in un modo, crea una pagina fatta in un modo diverso, su cui quindi ci sono funzioni diverse che l'utente può attivare, ci sono grafiche diverse, ci sono contenuti diversi, che sfrutta tutta una serie di tecnologie sopra e sotto standard. Allora vuol dire che lo sviluppatore web di fatto si può concentrare sulla sua applicazione, in realtà questa applicazione server è fatta in due metà di nuovo, un runtime, cioè un ambiente in cui la tua applicazione può girare, e poi l'applicazione vera e propria, cioè il codice che devi scrivere. A un certo punto qualcuno dovrà scrivere il codice, no? Sennò poi li perdiamo a fare tutti questi informatici. Ok? Quindi questo è, per questo motivo, questo ecosistema si è arricchito nel corso degli anni, un ecosistema di tool che in qualche modo sono integrati tra di loro, per permettere lo sviluppo e il delivery, quindi la messa in opera di applicazioni, con un minimo sforzo di investimento. Tenete conto che al giorno d'oggi tutta questa cosa qua la potete anche prendere nel cloud, cioè senza dover necessariamente possedere neppure un computer. Affittate un computer che sta in qualche data center da qualche parte. E nel canone di servizio vi danno non solo l'hardware, quindi che potete usare, ma anche già una macchina preconfigurata con tutta questa roba dentro. Quindi il gradino d'accesso si è abbassato tantissimo. E quindi questo permette di ideare, lanciare applicazioni anche molto rapidamente. Gestire la struttura dei costi anche in modo molto più flessibile, che non dire adesso devo investire 200 se non ricordo male, parlavo con un'azienda, diceva che il data center che ha vale sui 2 milioni e per mantenerlo aggiornato devono spendere circa il 20% all'anno di aggiornamento di macchine, eccetera, eccetera. Quindi voi immaginate possedere un data center quanto può costare. Quindi da un lato abbiamo un ecosistema che ci permette di lavorare comodamente con una serie di componenti standard. Componenti standard i quali in buona parte sono anche gratuiti. La manna. Dall'altra abbiamo questa architettura fatta a livelli che ci permette anche di partizionare il lavoro. Cioè ognuno si occupa di un pezzo diverso, ogni pezzo risolve un problema o un insieme di problemi diversi e quindi non mi trovo la complessità tutta insieme, tutta mescolata. Il problema di avere, che ne so, dei tanti utenti che si collegano, lo risolvo a livello di server web che viene replicato fino a quanto basta per gestire tutte le connessioni in arrivo. Oppure a livello di database, che viene anche lì, il database è una loro tecnologia di replicazione, di ridondanza, che sono gestite in modo specifico da chi ha inventato quello, no? E così via. Quindi questa divisione a livelli e non una soluzione monolitica come potrebbero essere le vecchie applicazioni client server aiuta moltissimo. Quindi a livello base, questa è la stessa figura ma disegnata dal punto di vista fisico, abbiamo il browser da una parte, 1-200 server dall'altra parte che gestiscono le richieste che arrivano a questo client e queste richieste arrivano attraverso la rete internet. Allora, qui ribadisco la cosa che ho già accennato prima, il fatto che il termine server qua lo usiamo in due sensi. Dal punto di vista logico, quando io parlo di server web, server database, sto parlando di un software. Un server web è un programma, Apache HTTP2, o Nginx, che è un altro nome di un server web. Quindi è una funzione svolta da un software. E per estensione anche il livello architetturale gestito da quel software. Oppure può essere, lo possiamo usare anche come un server fisico, cioè un server è una macchina all'interno della quale girano i server logici, girano i software che implementano i livelli logici. Questo mapping tra server logico e server fisico è libero, può essere più diverso. Se io ho un sito con pochissimo carico di lavoro, io posso avere un unico server fisico, magari anche neanche intero, magari solamente una fetta di un server fisico perché lo condivido in cloud con altri, e su quel server fisico ci faccio girare tutti i server logici, quindi livello web, livello application, livello database, perché tanto la potenza di calcolo mi basta. Quindi n server logici mappati, implementati, supportati da un unico server fisico.
o anche il contrario. Io magari ho solamente un livello web, quindi il livello logico web, che è diviso per ragioni di distribuzione del carico su decine di server fisici diversi o parti di server fisici diversi. Idem per la parte di database, idem per la parte di applicazione, eccetera. Quindi può darsi che un livello logico sia diviso per ragioni di distribuzione del carico oppure per ragioni di distribuzione geografica tra più server fisici diversi. Non so se avete mai sentito parlare di CDN, che è una tecnologia che si chiama Content Distribution Network. Sono aziende che mettono il server web in giro per il mondo con dei contenuti in prestito, per cui se tu pensiamo ai servizi di streaming, c'è tanta gente che guarda un determinato film in Italia, allora la CDN prende la copia del film che magari risiede in California, la sposta su un server in Italia e agli utenti italiani la fa vedere dal server italiano, senza che si accorga di nulla, per minimizzare il ritardo di trasmissione e il congestionamento delle linee transatlantiche che costano per chi deve gestire. E quindi in modo per te invisibile tu hai tanti server in giro per il mondo e ti risponderà quello che è più vicino a te, se hai il contenuto che ti serve. Se non hai il contenuto che ti serve ti risponderà uno un pochino più lontano e nel frattempo ti fanno arrivare i contenuti. Quindi c'è stato un livello di ottimizzazione della rete che fa paura. Allora, il primo componente che conosciamo è il server web, che è il primo che è nato, diciamo, se abbiamo, seguiamo un po' il percorso storico, tutto nasce con questo signore. Un server web è un software che ha un unico scopo nella vita: gestire il protocollo HTTP. Infatti si dovrebbe chiamare server HTTP, ma è brutto da dire, non lo chiamiamo server web. Basta, fa solo quello. Lo fa bene, lo fa in modo ottimizzato, lo fa con 12.000 opzioni diverse a seconda di quello che ti serve, ma fa solo quello. E cosa vuol dire gestire il protocollo HTTP? Consegnare il file che è stato richiesto da un browser quando il browser lo richiede. Uno scopo nella vita. Per quello che è 25 anni che non c'è bisogno di toccarlo. Perché fa una cosa e la fa bene. Quindi come funziona? Allora, se siamo nel 1992, io apro un browser, scrivo un indirizzo nel mio browser, o clicco su Flink, questo indirizzo prende il nome di URL, Uniform Resource Locator, vuol dire localizzatore di risorse uniforme, cioè un unico formato per descrivere una qualunque tipo di risorsa, e il browser, una volta che ha capito qual è la pagina web che mi interessa, confeziona un piccolo messaggio di richiesta. No, una cartolina su cui c'è scritto: questo utente, anzi no, niente utente no perché è anonimo, questo browser vuole questa pagina web da questo server. Questa cartolina viene spedita, che si chiama richiesta HTTP, viene spedita attraverso la rete internet al server che si presume contenga quel contenuto, dato l'indirizzo, la parte di indirizzo dell'URL. Il server cosa fa? Riceve, a questo punto la macchina fisica che ospita il componente logico server web, riceve questa cartolina. Dice: vogliono questo file. Allora lui che fa? Lo va a prendere dal suo hard disk e me lo restituisce mettendolo in una busticina dicendo: ecco quel file che mi hai chiesto. E questa busticina si chiama risposta HTTP. A questo punto questa risposta, che contiene che cosa? Una copia del file che c'era sul server, arriva al browser, il quale la visualizza, me la fa vedere. Se poi questa risposta a sua volta contiene dei link dentro, perché è scritta in un linguaggio HTML che permette di definire dei link al suo interno, allora se l'utente cliccherà su uno di questi link, il tutto ricomincia da capo. Quando l'utente clicca su un link, il browser capisce qual è l'indirizzo del link a cui ha cliccato, fa una richiesta al server, che può essere lo stesso oppure uno diverso, è indifferente, il quale andrà a recuperare il file e questo file viene restituito. Quindi questo protocollo HTTP è semplicemente un
formato con cui scrivere questo scambio di lettere, di questi scambi di cartoline. Formato tra l'altro semplicissimo. Vabbè, e adesso ve lo faccio vedere. Una cosa importante di chi ha progettato questo sistema è che quando il server web dà la risposta a una richiesta che ha ricevuto, quindi innanzitutto un server web, tu lo accendi e lui sta lì ad aspettare, non fa niente. Quando gli arriva una richiesta, si sveglia in fretta, deve prendere il file che gli hai chiesto, metterlo in una risposta HTTP e mandarti la risposta. Quando ti ha mandato la risposta, torna a non far nulla e si dimentica di te. È obbligato a dimenticarsi di te. Per standard. È stato pensato così. Il protocollo HTTP si dice che è un protocollo senza memoria. Cioè ogni richiesta viene processata in modo indipendente dalle altre. Quindi se io faccio 20 richieste di 20 pagine allo stesso server, lui non si accorge che sono sempre io. Non fa nulla di particolare per riconoscere che sono sempre io, né nel bene né nel male. Per lui sono 20 richieste che arrivano, appunto, arrivano da internet. Arrivano su computer, computer diversi. Fa lo stesso, il mio lavoro da server web è, per ciascuna di queste richieste, rispondere sempre nel modo corretto. Ok? Questo è un vantaggio da un punto di vista, perché rende l'approccio semplicissimo. Lo scambio di busta. Ci complica la vita un attimo. E come è fatto questo protocollo HTTP? Ma basta vederlo, nel senso che se io prendo un browser qualunque, apro gli strumenti di sviluppo che ci sono in tutti i browser, questo è Firefox, lo trovate dentro un menu sviluppo web, ma anche dentro Chrome c'è un menu simile, quindi dentro ogni browser di fatto tutta una serie di strumenti di sviluppo e di debug che, se sai che ci sono, li trovi. E immaginiamo di volerci collegare a un sito, che so, quello del Politecnico. Allora, questa finestrella qua, qui ho preso la linguetta network tra le varie cose possibili, mi racconta la chiacchierata che il mio browser in questo momento si è fatta col sito del Politecnico. E in particolare ogni riga è uno scambio di messaggi. Concentriamoci sulla prima, poi ci chiediamo perché ci sono le altre. La prima riga è una riga nella quale il mio browser si collega, richiede la pagina https www.polito.it. Allora il mio computer si collega col computer remoto all'indirizzo IP 130.192.181.193, che è l'indirizzo del server del Politecnico. Come fa a saperlo? Usando il protocollo DNS, che è un altro protocollo di internet, che non c'entra col web ma lo usiamo già che c'è, e gli manda una richiesta. La richiesta che cos'è? Un messaggio con scritto get slash dammi l'homepage, dammi la pagina principale. E questo è il messaggino che il mio browser ha mandato al server. Dammi la pagina principale, get la pagina principale. Versione HTTP 1.1, come dicevo. Quindi un protocollo vecchio di 20 più anni. In realtà il messaggio completo era questo. Scusate, lo metto in un blocco note così si vede più grande. Questo è il messaggio completo che il mio browser ha mandato al server. Tutto, eh? Questi sono... quante righe sono? 10 righe. Certo, protocollo HTTP, una richiesta sono una decina di righe, di cui il grosso della ciccia è sta schifezza qua. Chiedo a polito.it la pagina radice e poi ti do un po' di informazioni su chi sono io. No? Allora, il browser che ha richiesto questa informazione è Firefox 63,
che gira su Windows. Questo browser è in grado di accettare risposte in formato HTML o anche in altri formati, poi ci sono questi percentuali per dire cosa preferisco avere se tu hai più formati diversi. Lo puoi dare in inglese oppure in altre lingue con una preferenza inferiore. Se vuoi darmelo in modo compresso, compattato con gzip, lo puoi fare, perché tanto io sono scompattato. Cioè il browser dice: senti, io sono capace di fare queste cose, quindi tu mi puoi rispondere in un qualunque di questi modi. Ti ricordo che il server non mi conosce, quindi io devo fare una richiesta. Immaginate di fare una richiesta a una persona che non conoscete, che non mi conosce, e voi devo dire: guarda, tu mi puoi, avrei bisogno di questa informazione, se vuoi mi puoi rispondere in italiano o in inglese, perché capisco entrambe le lingue. Ma glielo devi dire prima, perché se lui ti risponde in tedesco, poi non capisci niente, avevate un'occasione sola per cambiare l'informazione e l'avete persa. Quindi il browser prima gli dice: io so capire queste cose e voglio la home page. E dammi l'home page solamente se è stata modificata dalle 11.57 del 22 novembre in poi. Perché se per caso non è stata modificata da quella data, io ce l'ho già, perché stamattina alle 11, a mezzogiorno, probabilmente ho aperto l'home page del Politecnico. E quindi il browser se l'ha salvata e chiede al server: se nel frattempo è cambiata, dammi quella nuova, altrimenti ce l'ho già, mi tengo quella vecchia. Quindi dico tutto ciò che mi serve per poter completare questa richiesta, ma sono 10 righe. E il server che cosa risponde? E il server risponde così: ok. No, cioè, ok, che vuol dire 200? Vuol dire sì, la richiesta che mi hai fatto è corretta, posso eseguirla. E si presenta anche lui: chi sono io, che ora è adesso, quindi quando è stata l'ultima modifica della pagina che mi hai chiesto, che è sicuramente maggiore o uguale dell'ultima modifica che ho visto io. Se mi hai detto che potevo compattarla gzip, allora ho deciso di compattarla con gzip, così risparmiamo dati tutte e due sulla bolletta telefonica. E ti manda 11.068 byte, cioè il contenuto vero e proprio della risposta. Questa è la busta, l'intestazione, e poi dopo qua, se vedessi un messaggio, serve una riga vuota e poi comincia la risposta vera e propria, cominciano 11.068 byte che corrispondono al contenuto di questa risposta, che è questo. Questa volta sono 600 righe bla 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 scritte in linguaggio HTML che descrivono il contenuto di questa pagina. Quindi chi ha creato questa pagina ha scritto questo linguaggio HTML. Vedete che lui lo chiama response payload, cioè il contenuto trasportato dalla risposta, carico pagato. Ma il protocollo che HTTP era quello lì semplice. Si scambia solo queste due informazioni, queste due, un messaggio che va, 10 righe che vanno e sono meno, 8 righe che tornano indietro. A questo punto il browser prende, capisce questo, capisce che è un file HTML. A un certo punto c'è scritto: questi 11.000 byte che ti mando sono in formato HTML, codificati in Unicode, quindi con certi caratteri internazionali. A questo punto il browser si scarica questo, che di per sé è incomprensibile, e lui comincia ad analizzarsi questo e a tradurlo in un layout visivo. Questo è quello che indicavamo qui nella slide con display page. Cioè, il protocollo HTTP, grazie al server web, ha ricevuto questa richiesta, il browser ha composto la richiesta, le 10 righe di prima. Il server l'ha ricevuta, l'ha elaborata, ha costruito la risposta e l'ha mandata al browser. A questo punto il server si è dimenticato già di noi, e sono tutti i problemi del browser visualizzare ciò che ha ricevuto. Addirittura il server non sa neanche, il server web non sa che cosa sia l'HTML, non gliene frega niente. C'è un lavoro nella vita con le trasferire i file, non di capire cosa sono. Quello è un problema del browser. Ok?
e legge un file HTML che c'è dentro tante cose, tra cui delle immagini. Allora, HTML è un formato testuale. Come fai ad avere delle immagini? Le immagini sono richiamate a un certo punto da un comando, no? Che a un certo punto richiama, questo qua ad esempio è un richiamo di un'immagine in CSS, a un certo punto inserisci un'immagine che è presa da questo indirizzo logo.polymobile.png in certe modalità, con certi posizionamenti. Non ci interessa adesso giocare con HTML. Allora vuol dire che io sto dicendo al browser, qui ci deve andare un'immagine. Questa immagine non c'è nel file, questo è un file di testo, HTML, ma gli sto dicendo dove la può trovare. Allora cosa fa il browser? Se vuole obbedire al comando che dice qui inserisci un'immagine, fa un'altra richiesta HTTP per pescare quella specifica immagine. Quindi noi vediamo che nella nostra apertura della pagina web del Poly, la prima richiesta mi ha dato come risposta un file HTML, guardatelo scritto qui. Poi il browser ha letto questo file HTML, ha visto di che cosa aveva bisogno richiamato dentro questo file HTML per poter completare la visualizzazione della pagina, e sono partite a raffica una serie di altre richieste HTTP, buona parte delle quali sempre al sito del Politecnico, attraverso il quale il browser ha richiesto i fogli di stile, vediamo un attimo cosa sono, ma poi le immagini, questa immagine, questa, questa, ah, dove sei andato? Mi ha abbandonato. Ripartiamo. Beh, allora ok, lo ricostruiamo. Allora, la prima richiesta mi dà il file HTML, le richieste successive, no? Come queste ad esempio, recuperano le varie immagini. Poi se ci vado sopra mi fa anche vedere quali sono, che lui ha scaricato da questa pagina. Quindi noi abbiamo fatto un click, l'immagine del Politecnico, questo ha generato 79 richieste HTTP diverse, una per la pagina e 78 per i contenuti inseriti all'interno della pagina stessa. Perché ogni pezzo viene caricato separatamente. In questo caso quasi tutti sono contenuti caricati dal sito polito.it, ma alcuni contenuti invece sono richiamati da siti diversi. Polyflash, questo qui, ad esempio, oppure Bootstrap, che è una libreria CSS, o altre cose. E qui si vedono i tempi, tra l'altro. Io ho fatto una richiesta del 10.000 e passa byte, e poi ho fatto una serie di altre richieste, guardate la serie di tempi, qui lo 0 è quando io ho fatto la richiesta, e poi il tempo va avanti, la pagina è arrivata a completamento dopo 3,84 secondi. Poi c'è un pezzo che ancora è stato richiesto in modo asincrono dopo. Quindi ha richiesto 3 secondi, ma non per caricare una pagina, l'HTML ce l'avevo già dopo 46 millisecondi. E che poi dopo il browser ha voluto leggerlo, capire che servivano alcune cose, ha fatto una serie di richieste in parallelo, poi più di una ventina in parallelo lui si impone di non farle per non ammazzare il server dall'altra parte, quindi dopo che sono arrivate queste ha cominciato a farle altre, in un secondo batch di richieste, poi queste altre e così via. Alcune vengono fatte molto tardi perché magari l'informazione di richiamare quel contenuto non c'era nell'HTML iniziale, ma c'era solamente in una parte di documento successivo che è stata richiamata dopo, quindi la richiamo, lo leggo, lo scopro e richiamo e così via. Tutto regge sul protocollo HTTP, tenete conto che di queste 79 richieste, la maggior parte delle quali arrivano allo stesso sito, il sito ha risposto a tutte senza sapere che erano correlate tra di loro. Questo un po' aumenta, no, il ritardo e la latenza delle risposte.
E quindi possiamo cominciare a pensare, no? E poi avremo anche, parlavamo di requisiti non funzionali della velocità di risposta. Noi pensiamo che ogni volta che avviene un trasferimento HTTP avviene una catena di eventi, io qui ho amplificato l'asse dei tempi, facendo vedere che l'utente fa una richiesta a T0, il browser ci mette un pochino di tempo, ma qui vale un microsecondo, o anche meno, a comporre la richiesta HTTP, poi questa richiesta che è sul browser deve arrivare al server. Quindi ho il tempo da T1 a T2 in cui questa cartolina di richiesta, queste 10 righe, get, slash, fanno il giro del mondo. Da che cosa dipende la pendenza di questa linea? Non tanto dalla dimensione del documento che devo trasferire, perché è un documento minimo, un'informazione minima, dalla velocità di connessione. In realtà dalla cosiddetta latenza di connessione. Non tanto da quanti megabit al secondo riesco a viaggiare. Solitamente noi quando pensiamo al trasferimento di rete pensiamo che ci sia una fase di attivazione, di apertura del collegamento che richiede un tempo fisso che dipende essenzialmente dalla distanza in termini di numero di segmenti di rete tra chi chiama e chi riceve, che è questa latenza, che ci sarebbe anche se dovessi trasferire un byte solo. E se dovessi trasferire un megabyte è lo stesso, tempo di setup iniziale della connessione. E poi ho una misura di throughput, cioè la banda passante della connessione, cioè quanti byte al secondo, quando scarico qualcosa lo dice, sta scaricando 8 byte al secondo, 50 byte al secondo, 10 megabit al secondo, eccetera. Questo dopo che la connessione è partita, a volte richiede un certo tempo prima di partire. Allora, la latenza di ogni connessione mi dice quanto tempo passa tra T1 e T2, cioè il tempo minimo per cui un messaggio di dimensioni minime arriva dal browser al server. A questo punto questo messaggio arriva al server, al tempo T2, e se il server in quel momento non sta facendo nulla, lo guarda subito. Se il server in quel momento sta già ricevendo altre 800 richieste, magari aspetti, ti tiene in coda un attimo prima di guardare il tuo messaggio. Poi a un certo punto lo guarda e a T3 capisce che file vuoi, da T4 a T5 lo legge dal suo hard disk e a T6 ce l'ha pronto per poterlo rimandare, tra T6 e T7 confeziona la risposta e te la manda indietro. Io tra T7 e T8 ho disegnato un intervallo di tempo più lungo perché la risposta non sono solamente le 8 righe di intestazione, ma c'è anche tutto il documento appeso. E quindi richiede sì di connettersi, in realtà la connessione è già aperta, quindi faccio in fretta, ma poi trasferire i dati. Quindi è tanto più lento quanti. Cosa vuol dire che una pagina web è lenta? Che ha tanti contenuti, tante immagini, quindi anziché 79 richieste, se ne facessi 20 sarebbe più veloce. Se avessi meno cazzini in giro, sarebbe più veloce. E se la dimensione della pagina e le singole immagini fossero più piccole. O meno byte da trasferire, perché più byte devo trasferire, più questa, la pendenza di questa di questo segmento si affloscia, perché data una certa banda passante il tempo di trasmissione è dato dal rapporto tra la quantità di dati e la velocità, cioè tempo uguale spazio fratto la velocità, niente di più. Quindi questo è già un primo input a dire, non facciamo siti come quelli del Poli che ogni pagina richiede 80 richieste, no? E poi quando fate il carico di dati non va avanti niente, perché è ovvio che poi si affossa il sistema, perché quello che per voi è un ritardo, per il sito è lavoro. Ciascuna di queste 80 richieste è un'unità di lavoro che il server web deve sobbarcarsi, ovviamente. Ok, allora questo, le cose che abbiamo imparato le ho provate a mettere in questa figura. Qui abbiamo il server web, il file HTML, il server web consegna un file HTML al browser, il browser lo legge, e qui ho messo un po' di icone di browser diversi perché non è il browser, cioè contatti, e devono essere tutti compatibili fino all'ultimo milligrammo di immagine. Poi ha un motore di layout, un motore di impaginazione,
che prende l'HTML e lo visualizza col font più grande per il titolo, più piccolo per il testo, capisce che dove ci sono le immagini, allora se gli servono delle immagini le va a chiedere al server, il quale le legge da disco, le restituisce, eccetera, eccetera. E di qua ci siamo noi che abbiamo fatto il click. Perso il filo, ma nel senso fisico proprio. Abbiamo fatto il click sulla pagina che volevamo e dopo un po' ci vediamo il risultato sullo schermo. Il server web, dicevamo, è un componente software. Allora, questo è un grafico relativamente aggiornato all'anno scorso. Su questo sito loro periodicamente pubblicano queste statistiche, che ci fa vedere quali sono i server, i software più utilizzati come server web. Allora, vedete che ci sono due prodotti che hanno di fatto, allora, questa è uno share, ok? Quindi la somma di tutti fa 100%. In realtà il volume è in aumento per tutti, però vediamo come si dividono, chiamiamolo tra virgolette il mercato, perché il mercato non è, perché molti di questi prodotti sono gratuiti, quindi non possiamo proprio parlare di mercato che si divide, ma ad esempio questo qua blu è Apache, che era il più diffuso praticamente da sempre, è un prodotto gratuito, è installato su quasi tutti i server Linux del mondo essenzialmente. Il suo dominio è diminuito a un certo punto quando, in corrispondenza con la crescita di questo qua verde che si chiama Nginx, NG di Nginx stanno per New Generation, Next Generation, cioè l'hanno pensato uno nuovo perché la complessità di Apache era arrivata a un certo punto che rendeva difficile renderlo più efficiente e più veloce. Allora hanno pensato qualcosa di più semplice, con meno funzionalità, ma maggiore efficienza, perché quando cominciano ad esserci siti come social network e cose del genere, che hanno miliardi di contatti all'ora, ogni frazione di microsecondo che riesci a risparmiare sono soldi, ecco. Sono utenti. E quindi c'è stato questo calo perché su alcuni siti di grandi volumi hanno trovato la soluzione alternativa. Poi ci sono questi altri, questo arancione che è quello della Microsoft, Internet Information Services, ma adesso questo si dovrebbe essere, adesso la Microsoft stessa tende a usare Apache, tende a usare Linux sui propri server, hanno provato a venderlo, in ambito enterprise viene usato, cioè di fatto con Windows Server ce l'hai già automaticamente questo, però è molto raro, il sito www.microsoft.com non usa il server Microsoft, ok? E se non ci credete basta che andiate a vedere e vi dice. Quindi la maggior parte, e poi ci sono delle minoranze essenzialmente di siti offerti da altri server. Questo qua di Google sembra tanto, ma perché lui vi dà la possibilità di crearvi le vostre pagine gratis sui suoi server, allora ovviamente, ma non ci sono quasi prodotti a pagamento. Questa è una classifica leggermente diversa, perché mentre la prima fa vedere tutti i siti esistenti, qui hanno messo un filtro su siti che abbiano un certo volume minimo di accessi. E quindi tutta la parte amatoriale, esperimenti, prove, eccetera, è scomparsa, e quindi si vede ancora di più la dominanza di Apache, la crescita di Nginx e il fatto che Microsoft a un certo punto ha lasciato perdere. Quindi sui suoi server, sui suoi servizi, ha smesso di usare il suo prodotto, e ovviamente questa fetta di mercato che era stata erosa è stata recuperata subito dopo. Mercato sempre tra virgolette. Quindi vuol dire che, pensiamo al numero, il 60% di tutti i siti internet gira con lo stesso software, alla faccia della standardizzazione. Trovatevi un altro campo in cui ci sia un prodotto che è stato liberamente scelto, non per monopolio, non per imposizione, non per legge, dal 60% di tutte le aziende concorrenti tra di loro, e perché funziona bene. È gratis, è veloce, che vuoi di più? Lo installi e non ci devi più pensare.
ci sono tantissimi tecnici che hanno le competenze per installarlo e configurarlo, perché il prodotto è quello. Quindi è anche importante, in un ambito in cui hai tante tecnologie che si intersecano tra di loro, trovare i tecnici che siano in grado di gestirlo. Se hai il prodotto di nicchia, poi vai a trovare quello bravo che te lo fa funzionare bene. O quanto lo paghi. Beh, la stessa cosa, addirittura un filtro ulteriore, il top milione di siti, quindi il milione di siti che ha avuto il traffico maggiore. E qui si vede chiaramente il trend che dicevo prima, depurato da tutte le fluttuazioni dei siti minori. E quindi qui siamo a 45 più 25, siamo al 60%, che si mangia praticamente i prodotti gratuiti, che si mangiano la totalità dei server web. Allora, finora cosa siamo stati capaci a fare? A visualizzare su un browser una pagina HTML più tutte le sue immagini a corredo e cose varie che era memorizzata su un server ovunque nel mondo grazie alla collaborazione di uno di questi software che ci ha risposto alla nostra richiesta. Se tu spegni questo software Apache su quel server, lui non risponde più e il sito è morto. Però c'è un però, cioè chi è che l'ha scritta questa pagina HTML a mano? Chi è che si mette a scriverlo? E poi, aspetta un attimo, davvero a mano? Perché ogni volta che il sito cambia un po', si aggiorna un po', c'è una news in più, c'è un evento in più, ci vuole un omino che vada a mano a correggere questo. No, dai, per favore. Il meccanismo del protocollo HTTP prevede un trasferimento di file HTML, ma nessuno dice al server web che quel file HTML debba per forza essere scritto a mano e salvato su un disco. La prima cosa che fa l'informatico, essendo pigro, è se non vuole fare tante volte una certa operazione, scrive un programma che lo faccia per lui. Allora, il livello successivo dell'architettura web è quella di dire: ok, tutte queste richieste web, alcune sono per le immagini, le icone, eccetera, quelle fatte una volta va bene per sempre. Ma l'HTML cambia sempre perché il suo contenuto si deve evolvere. Cioè non è che quando mi collego a Gmail per far perdere la posta mi dà sempre gli stessi messaggi, no, ogni volta cambiano. Allora, il contenuto delle pagine HTML deve essere generato in modo dinamico. Vogliamo che sia generato in modo dinamico, se no non ci serve a niente. Ci compriamo un libro stampato, se è sempre uguale, è anche più comodo. Allora, il livello successivo che sta sotto il web server, che è l'application server, è la parte di architettura che serve per generare dinamicamente le pagine web. E dopo il caffè ve lo racconto.